Vogliamo le primarie senza paura. Il nostro popolo è mobilitato e coinvolto per scegliere il futuro leader del centrodestra in un processo irreversibile. Questo è il messaggio lanciato dai militanti del Popolo della Libertà romano, radunato in un sit-in in via dell'Umiltà, proprio sotto la sede nazionale del partito. La polemica tutta interna al PDL riguarda il possibile annullamento della votazione del 16 dicembre, che vedrebbe schierata la parlamentare Giorgia Meloni in contrapposizione ad Angelino Alfano. L'ex ministro ritiene che non fare le primarie sarebbe un grave errore che porterebbe a un ulteriore indebolimento del partito. Sarebbe un errore, secondo me, grave, che indebolirebbe il Popolo della Libertà e il centrodestra, già ampiamente indeboliti soprattutto da questa incapacità o difficoltà a prendere delle decisioni definitive. Cioè questo balletto continuo del facciamo le primarie, non facciamo le primarie, ha demoralizzato molti degli italiani che guardano con noi, a noi con interesse, e sicuramente tornare di nuovo indietro su una decisione che è stata presa all'unanimità non gioverebbe. Sicuramente le primarie del PDL saranno uno strumento fondamentale anche per scegliere il candidato migliore per concorrere alle regionali e alle comunali. Sono indispensabili per legittimare pienamente quelli che saranno i prescelti, ha commentato Fabio Rampelli, deputato del PDL. Finalmente i governi si sono fatti nelle urne, non si sono fatti in Parlamento con le pastette e gli accordi sotto banco. Si è avuta la possibilità anche di dare un minimo di stabilità alle istituzioni, che sarebbe un errore tornare indietro, perché questa è un'eredità importante che non va dissipata. Le primarie vanno fatte, non si può tornare indietro, ha commentato il consigliere comunale Andrea Di Priamo. Le primarie si sono avviate, qualche scettico, sicuramente non noi e non le persone che sono qui oggi, ma qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che anche nel centrodestra ci fosse voglia di partecipazione, di primarie, di confronto con la base. Direi che le centinaia di migliaia complessive di adesione alle varie candidature dimostrano che questi timori erano infondati, o forse non erano neanche del tutto in buona fede in alcuni casi, e che anche nel centrodestra c'è voglia di rimettere in moto un cammino, di rimettersi a discutere del futuro dell'Italia. Il presidente della Giovane Italia di Roma, Cesare Giardino, ritiene che l'ufficio di presidenza del partito non si possa permettere di annullare o rimandare a suo piacimento la data delle primarie, che sia necessario che i militanti votino i propri candidati. E noi non possiamo accettarlo, ormai il nostro popolo è mobilitato, abbiamo raccolto oltre un milione di firme per i nostri candidati, per i vari candidati, e non possiamo nemmeno permetterci questi teatrini che il Consiglio di Presidenza le ufficializza per il 16 dicembre, poi saltano, poi si fanno, poi non si fanno, è il tempo della serietà e delle scelte irrevocabili, ormai le primarie si devono fare.